Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Purtroppo l'emergenza sanitaria ancora continua e quindi l'unico modo per rimanere in contatto sono i nostri video. In questi giorni sono arrivate diverse richieste da nostri clienti che sostanzialmente ci chiedono: ma i notai ci sono, continuano a lavorare, sono nei loro studi, è possibile fare un atto a distanza? Ma l'atto digitale è una realtà già consolidata o è un qualcosa che è ancora di là da venire? Oggi cercheremo di dare risposta a questi vostri interrogativi e lo facciamo in compagnia del notaio Piero Fracassi, del distretto notarile di Genova e Chiavari, componente del Consiglio del Notariato di Genova, un professionista molto qualificato e preparato, un amico con il quale da 25 anni ormai collaboriamo insieme e ritengo veramente una persona di grandi qualità, sia professionali che doti umane. Quindi io adesso passo la parola al notaio Fracassi e benvenuto Piero, grazie del tuo tempo e ti chiedo, ma com'è la vita negli studi notarili in periodo di coronavirus? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a Fabrizio Segalerba. Sì, i notai ci sono, gli studi dei notai sono aperti. Il notaio, oltre ad essere libero professionista, come forse saprete, è un pubblico ufficiale della Repubblica Italiana, tenuto a prestare la sua attività nello studio notarile e ha un obbligo di assistenza stabilito dalla legge notarile. Addirittura c'è una norma che prevede la destituzione per i notai che abbandonano la sede in occasione di epidemia. Va da sé che l'assistenza in questo periodo è un'assistenza che grazie ai mezzi tecnologici è possibile prestare anche diciamo, attraverso la posta elettronica, la deviazione delle chiamate. Quindi non, in questo periodo verosimilmente i notai assistono allo studio con un orario che può essere anche ridotto, ma l'assistenza è assolutamente garantita. Anche noi abbiamo avuto indicazioni di privilegiare lo smart working e quindi l'assistenza da remoto. Gli atti in questo periodo ovviamente sono un pochino più complicati, data l'emergenza sanitaria. Le indicazioni del Consiglio nazionale sono di limitare la nostra attività agli atti che presentano caratteristiche di indifferibilità e di urgenza, quindi limitare a quelli che effettivamente non possono essere posticipati. In questo caso, tutti gli studi si sono attrezzati con sanificazione, mascherine e guanti, limitando l'accesso agli studi alle persone che sono direttamente coinvolte all'atto, quindi escludendo la presenza di accompagnatori e di persone strane, limitando quindi al massimo le occasioni di contagio, ma ovviamente prestando l'opera nei casi in cui, per esigenze, e necessità delle parti, l'atto non possa essere rinviato. Va da sé che comunque l'attività di consulenza e di istruzione, anche per quegli atti che si stipuleranno alla fine dell'emergenza, prosegue. Quindi possono essere trasmessi i documenti, l'istruttoria prosegue e gli atti vengono preparati per il periodo appunto in cui l'emergenza cesserà. Lato digitale è una realtà. I notai sono una categoria che adonta magari della immagine che c'è dell'immagine che danno, che è invalsa nell'immaginario collettivo. Sono una categoria tecnologicamente molto avanzata. Noi trasmettiamo i nostri atti fin dal 1994 in via telematica, e la telematica e l'informatica ci aiuta anche in questi periodi, nel senso, in periodi in cui è opportuno limitare il contatto e le occasioni di contagio. Le indicazioni del Consiglio nazionale sono infatti quelle di privilegiare modalità che evitino problematiche sanitarie di sorta. Ad esempio, è possibile stipulare gli atti per scrittura privata autenticata e non per atto pubblico, quindi senza la necessaria compresenza di tutti i partecipanti, ma diciamo, facendo sottoscrivere in differenti momenti lo stesso testo dalle persone, quindi con autentiche separate. Autentiche separate che possono essere effettuate anche dai notai a distanza. È possibile quindi autenticare un atto a Genova e spedirlo a Milano, così come digitalmente è possibile firmare, una procedura un pochino più complicata, digitalmente un file a Genova, spedirlo a Milano e farlo sottoscrivere a Milano.
in questi giorni di difficoltà è invalsa poi nella pratica anche la procura trasmessa digitalmente. Ad esempio, io devo andare a fare un atto a Milano, non posso muovermi per le normative stringenti sanitarie, e quindi vado dal mio notaio a Genova, firmo una procura, il notaio diciamo la converte in formato informatico, la firma digitalmente e la invia al collega in tempo reale a Milano, il quale la scarica, scarica una copia conforme cartacea all'originale informatico ed è in condizione di stipulare. L'atto a distanza è invece una problematica su cui si discute da qualche tempo. I mezzi tecnici e tecnologici ci sono, ma molte sono le esigenze da contemperare: la certezza dell'identità delle parti, la sicurezza che una parte non sia coartata o non abbia, quindi possa determinarsi liberamente, e la funzione di adeguamento del notaio. Per cui ad oggi la figura del notaio, che è centrale in quanto figura super partes, terzo, non interessato, pubblico ufficiale, che deve difendere il contraente forte e il contraente debole, è sempre opportuno che sia al centro della transazione e vicino, oggi si ritiene anche vicino in termini di prossimità alla parte. Il fatto di contattare una parte con mezzi tecnologici a distanza non viene considerato, vuoi per le criticità dei mezzi tecnologici, vuoi per la funzione che il notaio deve avere di adeguamento e di tutela del contraente debole, viene considerata ancora non sufficiente a garantire tutte le esigenze che il pubblico ufficiale deve assicurare in sede di stipula. Fabrizio, a te. Eccoci, grazie. Ma tu ritieni che l'aspetto dell'atto digitale possa avere delle criticità così evidenti ancora da superare, o è un qualcosa che prossimamente potrà avvicinarci sempre di più? Una cosa è l'atto digitale, e cioè, e l'altra cosa è l'atto a distanza, cioè non necessaria compresenza del notaio. Ed è questo che oggi è diciamo molto critico e pericoloso, nel senso che quello che è stato in qualche modo, c'è stata un'apertura sulle assemblee per cui è possibile redigere un verbale, ma non un atto negoziale, un verbale di assemblea anche con il notaio presso il suo studio e le parti collegate in audio-videoconferenza. Questo perché il notaio deve accertare soltanto l'identità del presidente, il quale poi accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti. Altra cosa è per gli atti negoziali. Ancora si ritiene molto problematico il fatto di non avere la compresenza delle parti o di una almeno di esse nello studio del notaio, o comunque personalmente di fronte al notaio. Altra cosa invece, come dicevo, è l'atto digitale, per cui l'atto può essere fatto in forma informatica, firmato digitalmente, anche su un tablet. Noi abbiamo un software che addirittura che capta le informazioni grafometriche, e quindi è possibile firmare digitalmente l'atto e poi inviare un altro notaio che lo firma digitalmente a distanza, però sempre con la parte in presenza del notaio. Questo si ritiene ad oggi, sino a quando non ci saranno ulteriori specifiche che consentano maggiori garanzie, ancora un elemento imprescindibile. Senti, cambiando leggermente argomento, il DL liquidità di qualche giorno fa ha differito i termini per le agevolazioni prima casa, quindi il trasferimento della residenza nell'arco dei 18 mesi, e questo vale anche credo per il credito d'imposta e il successivo riacquisto dell'immobile. Ci puoi fare una panoramica veloce su quello che prevede questa sospensione? Allora, il decreto di liquidità emanato poc'anzi dal governo prevede la sospensione di alcuni termini per i contribuenti, in questo caso per coloro che hanno acquistato una prima casa e l'hanno rivenduta, hanno rivenduta prima del corso di 5 anni, e che per non decadere dall'agevolazione devono riacquistare entro un anno. In questo caso i termini ad oggi pendenti vengono congelati fino al 31 dicembre di quest'anno, e quindi torneranno a decorrere. Così come per chi ha già acquistato una prima casa e deve
rivendere la precedente entro un anno. Anche in questo caso il termine è congelato fino al 31 dicembre 2020. Per le dichiarazioni invece di successione, che i cui termini andavano a scadere da in questo periodo, i termini vengono sospesi e ricominciano a decorrere dal 30 giugno 2020. Volevo fare un riferimento, per esempio, a un istituto che si sta sempre più affermando come prassi che può risolvere alcuni problemi, cioè quello del cosiddetto deposito prezzo, per cui soprattutto quando le parti non si incontrano, la domanda può essere: ma se io non incontro il mio venditore, come posso corrispondergli i denari se sostanzialmente non ho un contatto personale? In questo caso è possibile, ad esempio, immaginiamo una stipula di una compravendita con due parti che non possono incontrarsi, è possibile stipulare la prima autentica con l'acquirente, il quale può depositare il prezzo presso il notaio, quindi il cosiddetto deposito prezzo, su un conto fiduciario, si chiama conto dedicato, intestato al notaio, non sequestrabile, non pignorabile, che non entra in successione, dando mandato al notaio di bonificare poi l'importo del prezzo al venditore una volta che questi abbia sottoscritto l'atto. In questo caso è possibile quindi ovviare anche a questa esigenza. Ok, e effettivamente diciamo che il deposito prezzo potrebbe trovare forse proprio in queste circostanze un suo sviluppo, diciamo, mentre fino ad oggi tutto sommato non è che sia stato particolarmente usato, o sbaglio? Dipende un po' dalle esigenze, forse tu sei stato tra virgolette fortunato nel non essere incorso in problematiche di un certo tipo. Il deposito prezzo viene assolutamente raccomandato diciamo nei casi in cui l'acquirente abbia motivo di temere che possano diciamo sopravvenire trascrizioni di pregiudizio, iscrizioni, pignoramenti sull'immobile che va ad acquistare. Dipende anche un po' dai tempi entro cui viene trascritto l'atto. Tu sai che io trascrivo molto rapidamente, ma ci fosse qualche impedimento per cui la trascrizione viene effettuata qualche giorno in ritardo, allora ci si può assicurare contro questo rischio con il deposito del prezzo. Ma a volte può capitare che debba essere risolta una controversia, quindi attendere del tempo prima che il giudice si pronunci su un elemento che è interessante ai fini del contratto. Faccio spesso l'esempio pure dello sfratto di un inquilino moroso, di un deposito, cioè di una necessità di estinguere una passività o di cancellare una formalità che non possa essere effettuato contestualmente all'atto. Insomma, ci sono alcune circostanze che suggeriscono, anzi consigliano, di avvalersi del deposito del prezzo. Forse la remora un po' anche a Genova, lo dico un po' come fosse una battuta, è anche il fatto che costituisce un incarico fiduciario al notaio e quindi comporta anche qualche spesa in più, ma ben spesi i denari quando si tratti di assicurare una tranquillità all'acquirente in presenza di determinate circostanze che possano rendere un pochino più complicata la conclusione della compravendita. Senti, giunti quasi alla conclusione di questo nostro breve incontro, una domanda che esula un po' da quello che è il contesto anche magari professionale. Tu, o comunque non so se puoi esprimere la voce del notariato, se ne avete parlato, come pensi che possa essere la ripresa nel momento in cui l'avremo? Cioè che cosa vi aspettate? Quale potrebbe essere nell'ambito del comparto delle compravendite, insomma, qual è la sensazione, il sentiment dei notai? Ma devo dirti che più che la sensazione è un auspicio. Tutti noi non vediamo l'ora di vedere la luce in fondo al tunnel e di riprendere, pur se con qualche cautela, con qualche accorgimento che verosimilmente ci accompagnerà per i prossimi mesi, la nostra attività in studio a contatto con le parti. Oggi ci sentiamo un po' espropriati di questo interscambio personale con le parti. Sì, c'è il telefono, ci sono le mail, ma manca a volte proprio il colloquio. Tu sai che io, prima di istruendo una pratica, pretendo sempre, anche quando mi dicono è tutto a posto, non si preoccupi notario, siamo già d'accordo su tutto, pretendo sempre di incontrare le parti e nell'ambito del colloquio di un'ora sviscerare quelle che possono essere le motivazioni, le problematiche e diciamo gli auspici o configurare l'atto da un punto di vista civilistico e fiscale nel modo più conveniente per la parte. Questo manca, siamo tutti proiettati verso un ritorno alla normalità.
fare previsioni è difficile. Io sono un inguaribile ottimista, per cui penso che si possa, non dico recuperare il tempo perduto, ma che non ci saranno grandi conseguenze sui, diciamo, sulle quotazioni immobiliari. Forse, e mi auguro anche che la ripresa delle transazioni avvenga con un buon ritmo. Va da sé che più si prolungherà questa situazione, più entreranno in crisi determinate lavoratori, dipendenti o indipendenti, e quindi verrà meno la loro capacità economica. Ad oggi non mi sembra che la crisi, cioè che si sia varcata una linea di non ritorno, per cui il mio auspicio, oggi si incomincia a parlare di ritorno alla normalità, è che se questa situazione andrà a risolversi non oltre aprile, metà maggio, si possa ragionevolmente attendere una ripresa in termini sostenuti. Ma questo, ripeto, è un mio auspicio e io come ottimista voglio vederla così. Bene, ti ringrazio e speriamo, veramente tutti crediamo in questo, vogliamo fare nostro l'auspicio, il tuo auspicio. Io ti ringrazio del tuo tempo che ci hai. Grazie a voi. E quindi abbiamo visto che l'atto a distanza o l'atto a digitale sono delle realtà, e questo sicuramente ci fa ben sperare per quello che può essere il proseguo. Ci vedremo ancora prossimamente, a breve parleremo di quello che è la firma digitale, invece in quelle che sono le scritture nell'ambito della figura dell'agente immobiliare. E con questo vi ringrazio e un arrivederci a presto. Arrivederci, grazie.